pomeriggio a tutti, benvenuti. Oggi abbiamo con noi Silvana Ceruti che ci presenterà il suo testo, Il loro sguardo, Passione e Risurrezione di Gesù, con una presentazione di alcuni personaggi della Passione e della Risurrezione narrati dai Vangeli. Silvana è un'amica della comunità, ma è anche e soprattutto una laureata in pedagogia, autrice di numerosi testi di scrittura, che da 30 anni fa anche un'azione particolare, ha un laboratorio di scrittura creativa presso il carcere di Opera e ha pubblicato diversi testi, di cui leggeremo anche qualche passo. E quindi ha sicuramente un'attività poetica e di scrittura notevole. È soprattutto e anche una nostra amica. Per anni il venerdì pomeriggio ci ha frequentato a Verte Mate durante la lezione comunitaria che noi siamo soliti fare in comunità e abbiamo potuto quindi conoscere la sua ricchezza, la sua profondità spirituale e antropologica. Oggi abbiamo la fortuna di ascoltarla in questa doppia veste, sia di autrice, di poetessa che di autrice spirituale. Lascio a lei a questo punto la parola per introdurre questo suo testo, di cui leggeremo poi a voci alternate maschile e femminile alcuni medaglioni, alcuni personaggi di cui lei ha scritto in questo libro. Grazie Andrea, ma grazie soprattutto a tutti voi che siete qui presenti. Perché è difficile trovare il tempo per ascoltare qualcun altro, per ascoltare quello che ha scritto un'altra persona. Però è molto bello ascoltare, perché proprio nell'ascolto ci si può incontrare. Io spero di ascoltare poi voi quando mi rivolgerete alcune domande alla fine di questa presentazione. Ecco, credo che sia un'abilità a cui anche io devo continuare a dare spazio, quella dell'ascolto. Ringrazio tutti voi, dicevo, poi ringrazio questa comunità così ospitale, così, scusate, lo devo dire, straordinaria dei monaci benedettini di Dumentra adesso, che come ha detto fratello Andrea ho conosciuto ancora quando era a Vertemate. E ti ringrazio Andrea per avermi chiamato amica, forse è il titolo più bello che mi piace, insomma, grazie. Vi presenterò, dicevo brevemente, ve l'ha già detto Andrea, questo libro attraverso la lettura di brevi brani di queste persone che hanno accompagnato, che hanno incontrato, che sono stati accanto a Gesù durante il tempo della passione sua e nei giorni dopo la risurrezione. Sono 17 i personaggi di cui si parla in questo libro, Il loro sguardo, questo è il libro. Sono 17, anzi meglio 18, perché il primo di tutti è Gesù. Però di questo uomo che non guarda Gesù, appunto, no? Questo uomo di cui ho cercato di vivere il dolore grandissimo di un addio, di una sofferenza estrema che prevede un lasciare, con tutta l'incertezza che sta nell'uomo e con tutto il desiderio di evitare questo lasciare, questa sofferenza. Quest'uomo che nel libro faccio dire alla moglie, di cui non si sa il nome, la moglie di Ponzio Pilato, che compare nel Vangelo di Giovanni, faccio dire, ecco, era il sogno di Dio. Era il sogno di Dio, perché forse il sogno di Dio è proprio l'uomo come Gesù. E
E dicevo che ho cercato per gli altri personaggi, per questi altri 17 personaggi che vengono, di cui parlo in questo libro, ho cercato di indossare il loro sguardo, di guardare agli occhi di quest'uomo come l'ha guardato Giuda, come l'ha guardato il servo che lo arresta e lo percuote per la prima volta davanti ad Anna o a Caifa. Con gli occhi dei cosiddetti, chiamiamoli così, cattivi, perché tra l'altro nessuno è cattivo veramente, siamo così complessi che possiamo avere azioni cattive, ma in fondo, e ve lo dico con l'esperienza tua del carcere, c'è tantissimo bisogno di amore, di attenzione, di essere valorizzati nella propria identità. I cattivi non sono valorizzati nell'identità. Ecco, allora dicevo che ho potuto indossare il loro sguardo, perché anche io chissà quante volte sono stata e sono cattiva. E poi ho cercato di guardarlo con gli occhi dei cosiddetti buoni, di Pietro, di Tommaso, dei suoi apostoli che pure fuggono. Scusate, non ho messo silenzio. Ecco fatto. Dei cosiddetti buoni con le loro fragilità, perché nessuno, forse eccetto questo uomo Gesù che pure ha sofferto di questa umanità che non riesce mai a essere totalmente libera come vorrebbe, ecco, di questi buoni che pure hanno fragilità, mancanze, tradimenti, ho potuto cercare di indossare questo sguardo. Però mancano in modo vistoso quattro personaggi che hanno fatto parte della passione di Gesù e sono i capi religiosi e i capi politici, Anna e Caifa, i sommi sacerdoti del popolo ebreo, e Ponzio Pilato, il governatore romano, e Erode, il re dei Giudei. Mancano perché non ho potuto, o forse non ho voluto, indossare il loro sguardo. Per il ruolo che avevano, perché loro non dovevano anteporre le loro convenienze, come hanno fatto sicuramente, convenienza politica o religiosa, ma adempiere quello a cui erano stati chiamati, cioè c'è una responsabilità di chi ha questa autorità. Comunque non ho potuto diventare né Anna, né Caifa, né Erode, né Ponzio Pilato. Sarà un po' di superbia, non lo so, però. Questi li ho esclusi, scusatemi. Dicevo che ho cercato di immedesimarmi nelle azioni di questi uomini e nel loro sguardo soprattutto, perché il titolo del libro è Il loro sguardo. E allora vorrei leggervi un piccolo brano della prefazione che ha fatto Giuseppe Grampa, in cui parla appunto del guardare. E dice: ognuno di noi è chiamato anzitutto a guardare. Questa Via Crucis è fatta di sguardi, prima che di parole e di gesti. Spesso sguardi disconosciuti, di gente senza nome, come il servo di Anna. Lo guardavo. La notte lo investiva da ogni parte, ma lui rimaneva nella luce. Come un altro senza nome, solo con la qualifica di ladrone, il buon ladrone. A fatica lui rialzò il capo e mi guardò. Lo guardai anch'io. Mi guardò soltanto, ma nei suoi occhi mi riconobbi uomo. Come le donne sotto la croce. Ecco, non sapevamo far nulla per lui che amavamo, se non guardarlo. Con gli occhi a poco lo accoglievamo e lo lasciavamo entrare. Uomini e donne senza nome che ci rappresentano, che possono avere il nostro nome. Questo dalla prefazione, dicevo, di Don Grampa. E a proposito di nome, chi vorrà leggere questi personaggi vedrà che non compare mai il nome di Gesù. Istintivamente dal primo che ho scritto l'ho chiamato lui. Non so bene il perché. Adesso, mi sono da proprio adesso, preparandomi un momento a parlare, mi sento chissà perché. A tutti facevo dire lui, come se fosse il lui per eccellenza, l'altro il lui.
Forse invece un'altra ragione che mi ero data da prima è che forse non sentivo nessuno degno di dire questo nome. Se non l'ho fatto dire, mi è venuto anche questo istintivo, ovviamente a sua madre Maria, non poteva chiamarlo lui, era Gesù, era suo figlio, anche al cosiddetto buon ladrone lo chiamerà per nome Gesù. Tra l'altro è l'unico uomo a cui Gesù abbia detto oggi sarai con me in paradiso. Non, così espressamente non l'ha detto neanche a Pietro, oggi sarai con me in paradiso. Questo ladro che si sa totalmente non buono e che si rivolge a lui da totalmente non buono, mi è venuto che poteva dire Gesù. E così alla donna che è testimone della sua risurrezione, Maria Maddalena. Pensate che le donne a quell'epoca contavano proprio poco. Anche adesso in molti luoghi contano poco. Sono poco più di cose, di esseri da possedere. Le donne, voi sapete che allora non erano neanche obbligate ad andare in sinagoga a pregare, le donne non erano considerate testimoni validi. E pensate che scelta fuori da tutte le scelte umane ha fatto quest'uomo di 2000 anni fa, chiedendo a una donna di diventare sua testimone. E dice va e di ai miei discepoli che sono risorto. Cioè, annunzia ai discepoli. Cioè, come se fosse discepola dei discepoli, non so, adesso non vorrei esagerare. Apostola degli apostoli, ecco. E infatti non è creduta, perché vi dicevo che le donne nei tribunali, la loro testimonianza non era considerata valida. Era vabbè, l'ha detto una donna. Ecco, anche lei può dire il nome di Gesù, se in questo libro almeno. Ma cos'altro posso dirvi? Qualche cosa sullo stile. Lo stile di questo, qui è scritto questi testi, varia molto da personaggio a personaggio. Va dalla prosa, come per esempio proprio il primo, Giuda, a una prosa lirica che si avvicina molto alla poesia in altri testi. E secondo i momenti in cui l'ho scritti, questi personaggi, l'ho scritti durante alcuni anni, frequentavo allora le tematiche quando li scrivevo e poi li ho messi in un cassetto fino al Covid, sono rimasti lì a dormire. E poi ho avuto voglia invece di parlarne con le persone, come spero di fare oggi con voi. Dicevo che lo stile varia e ancora a livello solo tipografico vi dico che ad ogni personaggio è abbinato un albero. Un albero, perché anche gli alberi, vedete, un albero che può essere con le fronde o senza più fronde, scarno, secco, quasi morto, un po' a seconda del personaggio a cui è accostato. Come vi abbiamo detto, dopo la lettura di questi brani, magari sì, parliamone ancora un poco. Io avrei finito qui. Sì. Ci introduciamo alla lettura di questi personaggi, di alcuni con uno stacco musicale. Prima ho dimenticato di dire che il libro è dedicato a fratello Luca Fallica e a tutta la comunità monastica benedettina di Dumenza. Questo è un ulteriore segno di affetto di Silvana nei nostri confronti.
Giuda Iscariota. Era seduto, appoggiato al tronco di un ulivo, solo. Mi bastò il chiarore della luna per riconoscerlo. Anche lui mi vide e si alzò subito in piedi. Poco distanti dormivano due o tre degli altri. Ecco, nelle ultime ore avevo pensato tante volte a questo momento e mi era sembrato facile avanzare verso di lui e salutarlo normalmente. Ma adesso non era così. Non volevo che capisse, per quanto assurdo, non volevo che sapesse perché ero lì. Camminai verso di lui, sorrisi e parlai forzatamente a voce alta. «Salve, maestro!» dissi. E gli fui davanti. Lui era pallidissimo. Come mai lo avevo visto? Il volto, nonostante il freddo della notte, era bagnato di sudore ed era segnato da un turbamento profondo. Rimase in piedi, fermo, con le braccia lungo i fianchi, senza rispondere al mio saluto. Solo mi guardava intensamente. Distolsi i miei occhi dai suoi. Mi avvicinai, gli appoggiai le mani su entrambe le spalle e lo baciai. La sua voce era come un soffio quando mi disse «Con un bacio, amico, mi tradisci?» Lo guardai. Dagli occhi gli scendevano lacrime silenziose e non aveva ancora fatto un movimento. Un'altra volta lo avevo visto piangere, quando aveva parlato di una Gerusalemme distrutta. E un'altra volta ancora, quando era morto il suo amico Lazzaro. O forse anch'io ero morto. Ora, forse, anch'io ero morto. Se non caddi per terra, fu perché delle braccia mi afferrarono e mi spinsero via. Le guardie che avevo guidato fin lì, al mio segnale, si erano fatte avanti per prenderli. Intanto il giardino si era improvvisamente animato. Si erano svegliati tutti e accorrevano gridando confusamente. Sentii la sua voce alzarsi sopra le altre. «Getta via quella spada!» Era la voce che aveva scacciato i mercanti dal tempio. Non era possibile non obbedirle. Ci fu un attimo di disorientamento e poi, rapido, un fuggi-fuggi dei suoi. E ancora la sua voce, calma sopra i rumori. «Se è me che cercate, prendetemi, ma lasciate andare gli altri». Ora il giardino era pieno di ombre che danzavano al chiarore delle torce dei servi di Caifa. Io ero rimasto nell'angolo dove mi avevano spinto e tendevo le orecchie solo alla sua voce. Gli legarono le mani. C'era amarezza nelle sue parole quando disse: «Siete venuti di notte con spade e con bastoni, ma tutti i giorni io ho parlato in mezzo a voi». Non ci fu resistenza, né ci furono altre parole da parte sua. Gli si serrarono intorno e si mossero in gruppo. Tra gli ulivi erano rimaste per terra solo alcune coperte. Dunque era finita così. Non so cosa mi aspettassi, ma era finita così. Non riuscivo a rallegrarmi della semplicità della cosa, né sapevo più se quell'arresto era ciò che volevo. Mi trovai senza nulla da fare, né sapevo a chi appartenevo, non al gruppo che lo conduceva via, non agli altri che erano scappati. Mi mossi senza meta e senza accorgermi mi ritrovai dentro Gerusalemme. Non potevo pensare ad altro che al momento in cui l'avevo baciato. Non doveva chiamarmi amico. Mai mi aveva chiamato così, o forse avevo voluto dimenticarlo. Girovagai per i vicoli scuri, sapevano di pietra, odoravano di terra e di sepolcro. Da molto non ero più d'accordo con lui. Non approvavo più quello che diceva e faceva. Lui pareva non capire molte cose, non aveva senso pratico ed era così imprevedibile nelle scelte.
e gli altri mi irritavano con quella loro fiducia in lui. Già la prima luce schiariva il cielo a oriente. Non avevo voglia di rivedere Gerusalemme con il sole. Pure lui aveva del potere. Perché adesso non si era difeso? Perché non aveva incenerito le guardie? Così come qualche giorno prima aveva seccato il fico che non portava frutti. L'immagine di quell'albero secco e rattrappito mi stava davanti e mi tormentava. Mi diressi verso la casa di Caifa. Se volevo sapere qualcosa, potevo ben andare a vedere. Volevo entrare nel cortile, ma mi tirai indietro appena in tempo per non scontrarmi con Pietro, che ne usciva sconvolto. Prese a battermi forte il cuore, mi appoggiai a un muro e aspettai. Il cielo si era del tutto sbiancato quando vidi uscire lui, legato. Non aveva più il mantello e zoppicava leggermente, il viso sfigurato. Lo avevano picchiato. Inghiottì a fatica la saliva. Non era questo. Non era questo che mi attendevo. Ero stato tradito. Sobbalzai al ricordo delle sue parole, udite un giorno su una strada della Galilea. Se ti percuotono sulla guancia sinistra, porgi anche l'altestra. Ma non poteva credere di farlo sul serio. Non ora. Era pazzo. Bisognava fermarlo. La moglie di Ponzio Pilato. Mi arrivò dagli orti di Gerusalemme, dalla terra e dai sassi delle colline, dalla luce fredda delle stelle. Il dolore arrivò come una lana, scardinò il mio sonno, come una nube mi invase. Gli feci posto senza conoscerlo, come vaso di argilla molle mi allargai, come la notte, ed era la bellezza di cui si ha fame, ed era l'amore per cui si muore, era il vuoto che non può essere riempito, sete inappagata, arsura di mille bocche. E luce, e certezza, e acqua dolce e viva. Chi sei? Dicevo al vento che non sai da dove viene. Chi sei? Dicevo al fuoco che arde e divampa. In modo inesprimibile lo conobbi. A me, senza alleanza e senza promessa, a me, pagana di mille dei, mostrò l'unico volto. E tutto era uno. Tu e io, e tutte le genti, e me stessa dentro di me. Lui in mezzo a noi. Era la nube, era la luce e il silenzio di una voce leggera. Se i suoi sacerdoti, se tu, governatore di Roma, aveste saputo riconoscerlo. Scelse una donna per rivelarsi, perché le sue vie non sono le nostre vie. Che cos'è una donna perché lui se ne curi? Ma i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. A me mandò un dolore e una visione. E la potenza di Dio era l'uomo umiliato e sofferente che tu, Pilato, dovevi giudicare. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, percosso non minacciava vendetta. Egli era il debole e l'impotente, l'unica verità dell'uomo, colui che ti è stato consegnato, il sogno di Dio. Per questo fosti capace di mandarlo a morte. Avevi già ucciso nel tuo cuore il messaggio dei sogni. Il
Il centurione romano. Non mi piaceva la storia di quella mattina. Pilato doveva giudicare un re senza esercito, un re senza desiderio di conquista, un re senza odio. Pure chi all'alba glielo aveva consegnato lo riteneva pericoloso. Era solo, era già stato percosso. Non mi era mai piaciuto Pilato, né il suo modo di tenere l'ordine in quelle terre. E quella mattina il governatore era stato insuperabile nello schiacciare un altro ebreo senza parere responsabile. Feci cenno che arrestassero la flagellazione. Come centurione ero responsabile dell'uomo. Non doveva morire prima della sentenza definitiva. Avrei preferito che parlasse, che dicesse qualunque cosa. Mi sarei sentito meglio se ci avesse maledetti. Non mi piaceva proprio quella storia. Non ho voglia di ricordare come giunse dove era eretto il palo, né come lo spogliammo. Gli inchiodammo le braccia, lo innalzammo, sospeso per i polsi, fino a comporre la croce. Gli inchiodammo i piedi. Finalmente lo sentii gridare di dolore. Immobilizzato al legno, completamente impotente e avvolto solo dal suo sangue, per 3 ore aperto e offerto a ogni insulto, mentre attendevamo che morisse e ridevamo di lui, ebbe pietà dei miei soldati, di me, della sua gente e di Pilato. Perdonali, non sanno quello che fanno, disse con la bocca riarsa. Ritto sotto alla sua croce, non ce la feci più a guardarlo. C'erano delle donne più lontano che non staccavano gli occhi da lui. Fissai loro per vederlo attraverso il loro sguardo. Ma io non mi voltai più verso di lui. Così uguale agli altri due crocifissi, così diverso. Solo non potevo chiudere le orecchie al suo respirare faticoso, alle poche sue altre parole. In ultimo, stremato dalla croce, senza quasi più voce e fiato, chiese piano dell'acqua. Ho sete, disse. Come mi chiamasse? Uno dei miei, ridendo, inzuppò una spugna nell'aceto e gliela premette sulle labbra. Io mi voltai dall'altra parte. Non mi ricordo altro. Sì, gridò, come se gli scoppiasse il cuore. Gridò. Mi girai verso di lui e lo vidi. Arco. Arcobaleno, ponte, partenza e arrivo, freccia scagliata nel desiderio del ritorno e crocifisso nella pietà, congiungeva tremando la terra al cielo. Ma non ho parole per dire il grido. Libertà assoluta e totale annientamento. Abitò tutte le fibre del mio corpo il suo grido, il grido che io avevo da sempre soffocato col suo fiato, da qualche parte nel mio cuore emerse. Udii nel suo il grido della mia nascita, e poi il grido del mio peccato, della mia impotenza, e il grido della mia sete. Abba, Padre. Da sempre, senza conoscerlo, senza saperlo. Lui me lo rivelò. Lui, il Figlio. Lui che conosceva la mia sete e l'aveva portata sulla sua bocca. E conosceva il mio grido e l'aveva lanciato al cielo nella sua morte. Da questo lo riconobbi.
e conobbi la sua sete e quanto mi aveva atteso. Guardami, Signore. Più tardi, dal fianco aperto, mi diede acqua. Signore, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Maria, io non c'ero quando Pilato lo mostrò piagato il figlio mio. Non giunsi in tempo a vedere come da re per burla lo avevano vestito. Ma io sapevo nella mia carne il suo dolore, ogni suo gesto, ogni suo sentire. Non abbiamo altro re che Cesare. Così, senza vederlo, so come vacillò sotto l'urto delle voci più crudeli dei flagelli quel mattino il figlio mio piagato, quando Pilato tenne la bestemmia al santo, al re. Ah, Dio dei padri e dei profeti, re di Israele barattato al potere e alle alleanze. Sì, dovettero sostenerlo all'urto blasfemo delle voci Gesù, il figlio mio. Conobbi la pietà degli occhi chiusi e la preghiera muta della sua bocca. Pietà, Padre, per la mia gente, Dio fedele, Dio dell'alleanza. Seppi il dolore delle sue mani legate agli altri. Seppi l'abbandonarsi cieco al Padre e il deporre ultimo ogni azione. Seppi il lasciarsi agli uomini come corpo paziente. E conoscevo la tenerezza della sua pelle che non aveva provato percossa prima d'allora e la verginità della sua anima al compromesso. Come agnello perfetto si offrì quel mattino il figlio mio. Condotto a morire lo trovai, condotto nello spettacolo osceno del dolore. Quante grida, quanto strazio, quanta solitudine lungo quella strada. Quanto brucianti le lacrime al vederlo. Non fate agli altri, figlio, non sanno. Vidi il legno sulla carne dolorante, il saluto delle ginocchia alle pietre di Gerusalemme, le mani arrese, la terra baciata dalla sua bocca. E caddi una, due, tre volte, e le donne a sollevarmi, ad abbracciarmi, a baciarmi, ma io più non avevo forze, né saliva, né voce, né sangue, né avevo occhi per vederlo, né mani per raggiungerlo, solo i talloni avevo, i piedi tremanti avevo per seguirlo. Proibito alle madri, mi dissero i soldati, lontana, stai lontana. Ma il grido mi arrivò come uno schiaffo, come onda nera mi sommerse la voce di mio figlio che inchiodava. Ah, figlio, 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 figlio sulla croce, coperto di sangue, come quando nascesti, figlio dolcissimo e caparbio, il mio unico figlio, il mio diletto, figlio donato, figlio mio, che pure non mi appartenesti mai. Figlio spinto fuori dalle mura, ancora non c'è posto per te, figlio. O figlio, non ti bastò il legno della mangiatoia, figlio che accarezzasti il legno profumato del falegname, figlio steso e disarticolato su ruvide aste. O figlio di una notte di stelle e di piume, figlio di un sogno e di tante strade, figlio ora dell'arsura. Bevi le lacrime nel cavo delle mie mani, piccolo figlio. No, no, Gesù, io non piango, non aver paura, io sono acqua e fontana, sai, io mi faccio fiume e lago,
per abbeverare la tua bocca, per lavare il tuo corpo. Ecco, anche il latte è tornato. Datemelo, perché lo disseti al petto. Con una mano, vi prego, asciugategli il sangue che gli cola sugli occhi, perché lui non può. Ha le mani inchiodate, il mio nato. E toglietegli quel ramo spinoso intorno al capo. Come può appoggiare la testa al mio bambino? E le fasce. Datemi delle fasce per rivestirlo. Non vedete che è nudo? Non vedete che le mosche succhiano il sangue dalle sue ferite? Ah, figlio, in un forno rosso io sono precipitata, in una fornace rossa di dolore. Una spada rovente mi ha confitta al suolo. Dio mio, perché mi hai abbandonata? Grido in pieno giorno e tu non mi ascolti. Grido in piena notte, l'eco non mi rimanda neppur la mia follia. Come acqua di torrente mi sono effusa e tutte le ossa mie sono slogate. Il mio cuore quasi cera e fonde nel mio petto. Il mio coraggio si è seccato come argilla in forno. La lingua mi si incolla al palato e tu m'hai guidata verso la polvere della morte. E mille doglie di parto è questa morte. Figlio, non voglio più generarti. Figlio, non venire. Ah, figlio, perché chiudi gli occhi? Perché reclini il capo? Come fiore inaridito al vento del deserto, come frutto abortito. No, figlio, questo non sia figlio per il mio parlare. Solo figlio, prendimi con te e col tuo sangue anche l'anima mia esca. Ah, figlio, non abbracciai il tuo corpo ai piedi della croce, e più non avevo fiato, né mani, né consistenza umana, ma nel silenzio ti accompagnai dietro la pietra. Nel corpo tuo e nella morte riposai con te per tutto il tempo. Così mi generasti, figlio, come parola perfetta ti conobbi, e mio Signore. Thank you.
Abbiamo pensato di presentare questo testo in Quaresima proprio perché le figure cui stiamo leggendo alcuni passi ci aiutino nel nostro percorso verso la Pasqua. Ma appunto, la Pasqua, il compimento. Allora, leggiamo adesso due figure, Maria Maddalena e Tommaso, della risurrezione. Maria Maddalena. Avevo pianto per tutte le ore della sua agonia e credevo di non avere più lacrime. Ma quando trovai il sepolcro vuoto quella mattina, mi buttai a terra piangendo. Ero venuta con oli e profumi e con le mie mani. Volevo che il suo corpo conoscesse ancora il tocco gentile, le parole d'amore delle mani. Perché gli uomini usano le mani in modo violento? Non sanno che il corpo è opera del Creatore, è fatto per essere amato, per ricevere carezze, per essere felice. Volevo ricomporlo nella pace. Volevo cantargli una canzone. Volevo cullarlo come sua madre quando era bambino, consolare la sua solitudine. Quando gli uomini non possono fare più nulla, le donne sanno ancora trovare atti di amore. Così piangevo davanti alla tomba vuota, al masso rovesciato, al lino lasciato per terra. Piangevo per lui, piangevo per me. Tutto era finito. Con disonore davanti a tutti lo avevano fermato. Lui morto, le sue parole finite, il suo camminare finito, non più la possibilità di incontrarlo all'angolo di una strada, di sedere con lui, di andargli incontro, né saperlo in un posto. Tutto era finito. E ancora tutto da capo. Neanche questo punto fermo, neanche questa tomba. Ed era quasi mattina e il cielo era già bianco e l'aria ferma come sospesa. Salvo il mio piangere non c'era rumore, né alito di vento, né canto d'uccello. Ed era strano il suono del mio pianto in quel silenzio. E udì dei passi leggeri tra l'erba, come di piedi scalzi che venivano verso di me. Signore, dissi senza voltarmi, senza sollevarmi da terra, solo le mani allontanai dal viso. Signore, dissi, se sei stato tu, se l'hai portato via, dimmi dove l'hai messo, perché là voglio andare anch'io. Maria. Ed era la sua voce. Maria, disse soltanto. E fu come se tutto si riempisse. Mi voltai e tutto era vivente e pieno attorno a lui. L'aria, le pietre, la luce, il vento, ogni filo d'erba e ogni foglia erano pieni, viventi, molteplici e nuovi. Maestro mio, dissi, e non avevo null'altro da dire. C'era lo splendore del sole, c'era la gloria dell'aria, c'erano tutti i profeti e tutti i giusti dei secoli. Con infinita dolcezza mi fece segno di alzarmi, di stare in piedi. Il suo volto era di infinita gioia. Non c'erano più segni di ferite sul suo viso e il suo volto era come quello di quando era bambino. Il volto segreto che aveva conosciuto solo sua madre. Il suo volto era come quello di lui vecchio, che nessuno aveva mai visto, sazio e pieno degli anni vissuti. Ed era il volto che io conoscevo e amavo, ed era un volto nuovo. Era lui, uomo nella pienezza dei suoi anni, ed era donna, pienamente vera. Lui, Gesù, nella unità perfetta che l'Eterno aveva pensato.
uomo, donna, bambino, vecchio e ancora ogni essere vivente. Tutto egli era in modo completo e perfetto nella gioia. Ed era il mio maestro, quello che io credevo di avere perduto. È vivo, Tommaso, mi avevano detto. E avevano un sorriso quieto nei visi chiari e i loro gesti erano nella pace. Io li guardavo e non riuscivo a credere che fossero loro a parlare così. Io ero tornato perché sempre tornavo e non potevo stare lontano. Ero tornato per mangiare insieme a loro come tante volte prima, come in quella cena. Ed era ciò che mi rimaneva insieme al dolore, alla vergogna, all'impotenza, al desiderio della sua voce, alla dolcezza di ciò che avevo sperato. Oh, ma io sapevo che ogni cosa era finita, ogni cosa era morta, non c'era più spazio ed era dolore. Pure tornavo sempre. Anche lui è tornato, Tommaso, mi dissero. E Pietro mi guardava negli occhi e il suo volto era aperto, né era vergognoso e schivo, e il suo volto era in pace. Tommaso, mi disse ancora, non voler più soffrire, perché lui è vivo e ha vinto la morte. Anche io lo guardavo. Non scherzare, Pietro, dissi piano, e indietreggiai. So cosa hanno detto le donne, ma tu non puoi dire così, dissi ancora. Poi cercai gli altri con lo sguardo e supplicai. O amici, non potete credere questo. Il dolore ha offuscato le vostre menti. Siate ragionevoli. Tommaso, lo abbiamo visto vivo. E parlavano come di cosa semplice e certa. No, dite, morto lo abbiamo visto. Questa volta gridavo. E dite, lo abbiamo messo in un sepolcro e sappiamo ciò che è vero. Restarono quieti in silenzio, ma mi guardavano con pena. Ecco, fratelli, la tomba vuota, anche io l'ho vista. Ma cosa significa? Ditemi, cosa significa? Nulla significa. E parlavo con voce rotta dall'emozione. Voi lo sapete, neppure il ricordo vogliono che resti di lui. Tutto deve essere cancellato, ogni segno, ogni gesto che ci riporti a lui, alla sua speranza. Hanno paura di lui, anche da morto. E mi presi il volto tra le mani e sedetti per terra e piansi, e piangendo ancora parlavo. Non dite così, perché non è possibile. E siate uomini e non bambini che credono ai sogni e agli spiriti. Se fosse vivo, dissi ancora amaramente, adesso lui sarebbe qui con noi. E venne nella stanza chiusa. Attraverso i muri e le porte chiuse, lui venne. E io conoscevo il suo passo, la sua andatura e il suo volto. Tommaso mi disse, piccolo mio, perché ti tormenti? Ecco, alzati e vieni vicino a me e vedi che sono io. Mi alzai in ginocchio e mi rizzai in piedi e andai verso di lui. Di pochi passi camminai. Ma per sempre avrei voluto camminare verso di lui, perché nulla c'era di più bello che vederlo vivo di fronte a me. Gli fui davanti e volevo stendermi a terra e toccare la terra davanti ai suoi piedi. Ma egli prese la mia mano e disse, tocca le mie ferite e metti la tua mano nel mio fianco aperto, perché sono io.
E io sentivo il calore del suo corpo e conoscevo il profumo della sua pelle e il timbro della sua voce. E toccai il suo corpo di carne che era venuto attraverso i muri e le porte chiuse. E piangevo di gioia. E sapevo che tutto era stato consumato nel suo corpo dal dolore e dalla morte, e tutto era stato trasformato in vita nuova. E lui era vivente e vero e uguale a prima e diverso da prima. Cercò con gli occhi ognuno di noi e sorrise. Sediamo insieme, disse, e mangiamo nella pienezza della gioia, perché molto abbiamo. Ed ecco, io sono con voi fino alla fine del tempo. C'erano sulla tavola dei pesci arrostiti e mangiamo la loro polpa. Li aprivamo con le mani e portavamo la polpa tenera alla bocca. Né sapevo come la loro carne nella morte diventava la mia vita, né come il legno consumandosi era diventato fiamma, né sapevo cosa avrei fatto domani. Solo sapevo che lui era vivo. E lui era tutto, e tutto era lui. Né lo sapevo con gli occhi e con le mani, né lo sapevo col senno degli uomini savi. Dopo questi testi così forti, facciamo adesso un attimo di pausa, ci troviamo tra 10 minuti e riprendiamo con le domande, ogni interrogativo che possiamo fare a Silvana. Tornate per le domande.
Riprendiamo allora il nostro colloquio con Silvana e dopo aver ascoltato le sue parole adesso possiamo fare delle domande o delle osservazioni, dire qualche cosa anche di più personale, così come reazione ai testi che sono stati letti. Grazie. Io le domande le voglio sì, il microfono. Sì, vieni che così. C'è il microfono, c'è il microfono. Allora, più che fare domande, volevo ringraziarla perché da poche pagine, cioè, trasfare un'intensità che è qualcosa di coinvolgente. Ma soprattutto, come posso dire, traspare il dramma della solitudine nel dolore. Come nelle pagine della risurrezione, il silenzio dell'amore. E io penso che queste cose cioè, vengono così bene solo da una persona che tocca il dramma della solitudine, penso sia quello delle carceri, che è stata capace di trasportare in uno scritto il dramma della solitudine. E in queste parole ho un po' rivissuto tutti i drammi della solitudine dell'uomo, sulla solitudine della morte, ma tutti i dolori dell'uomo, i dolori anche contemporanei della storia. E volevo ringraziarla perché è stata piena nella gioia, soprattutto piena nel silenzio del dolore, nel silenzio dell'amore. E niente, volevo solamente ringraziarla. Io ringrazio lei per questa accoglienza che ha fatto e devo dire che sì, è vero quello che lei ha detto ed è vero anche altro. Quando ho scritto questi personaggi stavo vivendo molto intensamente un periodo, diciamo, di passione mia personale, di dolore forte. È morto mio marito molto giovane e la solitudine, è vero, è molto forte, fa parte del dolore, ma credo che tutte le persone siano un po' sole. E in questa persona, in questo Gesù Cristo, c'è questa grande solitudine, soprattutto, come ho detto un pochino all'inizio, credo di aver detto, nell'Orto degli Ulivi, quando è davvero abbandonato, c'è chi dorme e anche il Padre, anche Dio pare dormire e non ascoltare, no? E c'è questa domanda di senso, il perché questa solitudine, perché la morte, perché il dolore, e passi da me e non lo voglio, perché chi lo vuole il dolore, no? E pensiamo adesso a quanto dolore c'è in persone, quanta ricerca di senso, perché capita a me, diranno le persone coinvolte in queste guerre. Purtroppo in questo periodo di guerra, non soltanto queste in Europa, ma le guerre che da sempre insanguinano l'Africa. Perché loro? Perché me? E anche perché a me invece tutto sommato, nonostante il dolore che dicevo prima, è capitata una vita più lieve, perché noi occidentali, noi in Italia, non abbiamo tutto questo dolore immenso che colpisce. Quindi è senz'altro una domanda dell'uomo questo. E poi c'entra anche questa esperienza che ho del carcere, diceva, sono 29 anni, non ancora 30, l'anno prossimo sarà la 30. Che vado in questo carcere di Milano Opera, che è un grande penitenziario, dentro 1200-1400 uomini, solo maschile. Ci sono capitata per caso, ora non sto a raccontare il come e il perché, e poi non sono più riuscita a lasciare queste persone, perché dicevo che il rapporto è quello che salva le persone, quindi il contrario della solitudine è il rapporto. Com'è bello stasera il rapporto grazie. Anche tra noi. Grazie, grazie a lei. Bene, per favore qualcun altro. Sì.
Io volevo chiederti se potevi dirci qualcosa tra il legame, tra l'aspetto più poetico della tua composizione e la parola di Dio. Come questa si radica dentro il tuo ascolto della parola di Dio. Te lo chiedo perché prima mi sembra di capire che il clima in cui sono nata anche questa meditazione sia stato la lezione divina che facevi sì. insieme ai fratelli. O sì, è vero. Allora, come le due cose si intrecciano? Ecco, perché evidentemente c'è anche una inventiva, etica, narrativa, giustamente, però molto radicata dentro il testo biblico. Allora, è vero, non me ne sono mai, non c'ho mai, non mi sono mai soffermata su questo, se non con, quando vi dicevo com'è stato bello questa mattina, dopo tanti anni di ascoltare i canti nel momento di preghiera mattutina, le letture anche dell'Antico Testamento, che è così pieno di similitudini, di metafore, di riferimenti alla natura, non so, come l'acqua, come la mia voce come pioggia torrenziale, come acqua. È bellissimo questo ascolto. Ed è, non so come si abbinerà forse all'ascolto di tutte le creature, all'ascolto della bellezza, è una ricerca. E poi la poesia ha questo di particolare, secondo me, a differenza della prosa, che più è chiara, più è lineare, più trasmette, se uno deve dire una cosa, no? Deve dire in modo comprensibile, la poesia può avere molte, una frase, una poesia ha molte interpretazioni, può dire una cosa e anche altro, anche altro, anche altro. Tant'è vero che diventa molto proprietà del lettore la poesia. E questo credo che riguardi un po' anche un'esperienza religiosa. Questo di avere tantissimi volti e tantissime facce. Non lo so, forse questi personaggi nei testi più lirici, diciamo così, mi sono venuti anche da questo... da questo non definire del tutto, ecco, è difficile spiegarmi, però è vero che ha influito moltissimo l'ascolto della parola della Bibbia in generale. Grazie della domanda, ci ripenserò ancora meglio. E poi sui personaggi che avete sentito, per esempio su Giuda, il primo che è stato letto da fratello Andrea, c'è qualche domanda? Sul finale, perché non è tutto il testo completo, si è fermato a circa metà del testo, Giuda dice: sono stato tradito. Ma come, non è lui il traditore? Com'è che lui dice sono stato tradito? Non so se avete provato a chiedervelo. È stato tradito nelle sue aspettative. Prima da Gesù voleva un Messia diverso, forse voleva un Messia liberatore, perché in quei tempi presso il popolo di ebreo della terra di Israele, che era sotto il dominio romano, c'erano molti, non so se erano gli zeloti, c'erano molte persone, molti che volevano combattere, volevano liberare la loro terra dal dominio, no? E quindi forse quest'uomo era apparso a questo Giuda Iscariota come una persona che aveva del potere, che chissà poteva fare qualcosa. E forse, altrimenti non si spiega, è un personaggio veramente complesso, perché è vero che lui riceve dei denari, guida i servi di Anna e di Caifa a prendere Gesù nell'orto, in questo orto, però poi questi denari li butta via quando si accorge che questo uomo verrà portato dai romani, non si ribella, non guida gli stessi sacerdoti, che ne so, messo alle strette, forse si darà da fare questo profeta. E quindi si sente tradito lui. Forse nelle speranze che ha avuto prima seguendo Gesù e poi se ne era staccato e giunge a consegnarlo, ma anche adesso dai sacerdoti. Ma come, lo portano i romani? Allora, ecco, e poi è strana questa figura.
È vero che riceve dei soldi, ma poi li butta via e va ad impiccarsi. Allora, ci si potrebbe domandare delle cose a proposito di pregiudizi, no? Anche sui cosiddetti cattivi, quanto è complicata la figura umana. Non lo so, mi è venuta in mente questa cosa. Se volete fare altre domande sui personaggi letti o su altri. Mi aggancio a questo che dicevi. Mi sembra che il tuo modo di approcciarsi a questi personaggi riprende tantissimo il testo biblico, si appoggia essenzialmente su questo, ma non si ferma lì. Continua uno scavo di carattere esistenziale, psicologico, senza però mai trasbordare in una fantasia slegata dal testo. Sono degli approfondimenti coerenti con il testo biblico che aiutano appunto a immedesimarsi nelle situazioni di questi personaggi, ci aiutano a sentirli molto vicini, a sentire come la loro esperienza può illuminare la nostra esperienza e diventa quindi uno stile di letto divina, un modo per approcciarsi al testo biblico in maniera davvero ricca, esistenziale, non semplicemente culturale, erudita, poetica, ma piuttosto così, direi, sapienziale. Grazie Andrea, è quel che desideravo fare, infatti, non fare nulla di diverso da ciò che narra il testo evangelico, però entra dentro il personaggio e viverlo un poco e guardarlo in un modo un po' nuovo, perché io ho sentito alcune persone, anche amiche, che io ho detto, ho scritto questi personaggi sulla passione e risurrezione, ah io lo so già, la passione e risurrezione di Gesù, figurati, tante volte. Ma prova a guardarli in modo nuovo, un po' il modo in cui dovremmo guardare tutta la realtà. Ne parlavamo un poco forse stamattina in auto con Lino e dicevamo guardarsi intorno in modo nuovo, anche di fronte a un foglio. Dicevo che alle volte in carcere porto per scrivere una poesia, porto a queste povere persone detenute degli elastici. La carta di una caramella è stata l'ultima cosa, abbiamo mangiato delle caramelle, ho detto non buttate via la carta, la guardiamo e scriviamo una poesia su questa carta di caramella. Ma la carta di caramella, guardalo con occhi nuovi, come la guarderebbe un bambino. Avete mai visto i bambini quando vedono qualche cosa molto piccolo? Tutto è meraviglioso, poi crescendo tutto è già conosciuto, è banale. Già conoscere tutto è molto banale. Quando uno conosce tutto non impara più niente, secondo me, no? E allora anche accostarsi al Vangelo, a questi personaggi, ogni volta in modo nuovo si può scoprirli vivi. Non lo so, grazie. Mi viene da dire questo. Approfitto di un altro aspetto. Mi sembra di cogliere un'attenzione raffinata nella descrizione di questi personaggi che è tipico di una donna. Senza cadere in dualismi così banali, però mi sembrerebbe di dire che la donna più naturale, una capacità di introspezione, di analisi psicologica, di raffinatezza anche nell'espressione, senza escludere questa possibilità, ma forse anche solo a livello, così dire, più di quantitativo, numerico, mi sembrerebbe. Ecco, mi sorprendeva nell'ultimo personaggio che si leggeva di Tommaso, come nella figura, nell'espressione di nel raccontare di Tommaso di Gesù fosse, lo riconoscesse come pienezza di uomo e anche pienezza di donna. Quasi appunto uomo nuovo, ma ad essere totalmente riuscito,
che combina l'essere maschile e l'essere femminile. Però questo mi è geniale, sono una donna, ma grazie, perché è una sottolineatura che mi piace e mi tocca molto, perché davvero credo che l'uomo e la donna siano complementari, non c'è uno superiore all'altro. Il maschile e il femminile possono avere due sguardi a proposito di sguardi molto complementari, molto belli. È un peccato reprimere uno ai danni dell'altro. E purtroppo, siccome nella storia spesso è la forza e la violenza, l'uomo è per costituzione un po' più forte, muscolarmente, generalmente parlando, la donna, essendo più debole, è sempre stata un po' sottomessa. E ha dovuto forse anche, non avendo, non lo so, sono elucubrazioni mie, magari non hanno nulla di scientifico, scusate, non potendo appoggiarsi sulla forte, sul dominio, ha dovuto cercare con la psicologia delle strade, con intuizioni, con... Forse davvero ci sono queste differenze già native e sono state un po' sviluppate forse dall'esperienza. All'uomo può bastare alle volte l'azione, perché nell'azione è forte e bravo, e la donna deve pensare un po' a una strada più psicologica, più per arrivare a un risultato. Può darsi che sia così, non lo vedo assolutamente, è quello che mi è venuto in mente. Comunque è vero, e per esempio anche nella risurrezione, quando faccio dire a questa donna, questa Maria al sepolcro, che vede in questo uomo il volto di quando era bambino, conosceva solo sua madre, e il volto di quando da vecchio, che nessuno ha mai visto perché non è diventato vecchio, e lo ha visto uomo e l'ha visto donna, eppure era lui, ed era proprio lui, ed era altro ancora di diverso. Ecco, anche questa è l'impossibilità forse di definire una persona, di parlare di Dio, di parlare del mistero, non lo so. Mi pare che la completezza sia proprio nella fusione di tutti questi elementi, Andrea. Quindi ti ringrazio di aver sottolineato questo, che potrebbe essere quello a cui tendere, questo rapporto con il diverso da sé come complementare, come desiderio. E poi la famosa dire che uomo e donna sono metà di una mela, no? E solo insieme formano la mela intera. Chi lo sa, forse questa metafora ha una sua saggezza dentro. Intanto grazie. Soprattutto quando parlo di Maria. Profondità e una verità che si è medesimata totalmente. Io, ascoltando lei, se mi immaginavo la scena, non si poteva, è quasi facile fare il mio lavoro di medesimazione, perché ci ha creduto bene. Questa è l'introduzione. La mia domanda è, siccome appunto c'è un lavoro di medesimazione non da poco, no? Mi sembra come se avessi avuto per un lavoro, quello che diceva prima, no? Ha avuto difficoltà, cioè una domanda un po' tecnica, no? Ha avuto difficoltà a scrivere qualche personaggio, per esempio Maria, piuttosto che un altro, proprio perché in fondo sono personaggi che non... Bella domanda, grazie. Che bella domanda, mi fa molto piacere. Come ti chiami? Laura. Allora, no, Maria mi è venuta di getto. Mi è venuta di getto uno dei personaggi su cui ho ragionato proprio poco, scrivevo in automatico, perché è una madre, forse mi ci sono immedesimata proprio come madre. E infatti dice Maria, e quando, cioè, figlio mio, ma quando sei stato veramente mio? Ecco, perché essere madre, io ho un figlio, che ovviamente amo moltissimo, ma che non è mio, anche se è mio figlio, perché alla... non so come dire, eppure io lo conosco in profondità. Se lui soffre qualcosa, io lo soffro, lui neanche lo sa magari, no? Ma è così. E quindi questa Maria, questa mamma di Gesù, faccio dire
E caddi una, due, tre volte. In verità la tradizione ci dice che Gesù è caduto più volte, tant'è vero che il centurione romano dovrà obbligare un passante, il Cireneo, c'è anche lui nel racconto, a raccogliere la croce di quest'uomo, non arrivava vivo sul luogo del Calvario, no? E quindi lei dice: io sono caduta una, due, tre volte. E anche in altri punti dice: è lei che lo vive, no? E quindi questo mi è venuto proprio da madre, questo senso di un figlio che è tuo ma non è tuo, è degli altri, e chi è stato più degli altri di questo uomo Gesù che, no? Forse per questo che è il testo più struggente, diciamo. Sì. Sì. E Ah, quindi. hai te. Grazie, sì. E poi voglio dire ancora una cosa, non c'è dolore più innaturale che la morte di un figlio rispetto ai genitori, madre o padre, perché il dolore è sempre molto grande, se muore un compagno, come è successo a me, è un dolore enorme, non muore metà di te stessa, però è un compagno. Se muore un genitore è un dolore enorme, però è nella logica della vita, che più anziani se ne vadano prima. E quando muore un figlio che dovrebbe sopravviverti, dovrebbe andare avanti, che è insopportabile, inaudito, non dovrebbe succedere. Eppure a quanti genitori muore il figlio. Ecco, quindi immaginare il dolore di una madre che vede morire il figlio e in quel modo è insopportabile. Non c'è da ragionarci molto. Se uno si immedesima, è così. Anch'io volevo prima di tutto complimentarmi con lei. C'è stato tante cose che colpiscono in questo libro, però mi ha colpito particolarmente il modo in cui ha descritto la realtà attorno a Gesù risorto da Getsemani. Diceva che tutto era vita. Quelle parole lì con cui ha descritto tutto questo attorno a Gesù mi ha colpito molto. Io non sono facile a colpire normalmente. Infatti, se c'è solo un libro. L'ho letto una volta che mi ha colpito anche quando si parlava si chiama Il padrone del mondo. L'aveva scritto un ex sacerdote, no, un sacerdote cattolico che era protestante. E lui descrive una scena di estasi che mi ha anche colpito molto con la descrizione dell'ambiente attorno a Gesù risorto. Non so se lui ne avrà fatto esperienze di estasi, non so se lei ne avrà fatto esperienze di estasi, visto che ha descritto una realtà soprannaturale con delle parole comprensibili, cioè ha reso la cosa, diciamo così, l'idea. E dopo gli volevo fare una domanda che è quasi più personale. Se. Noi abbiamo letto il libro a tavola e non mi ricordo tanto. Sentendo adesso i personaggi, vedevo come tutti i personaggi in cui lei si è immedesimato, lei li si è immedesimato e li ha descritto con la loro realtà interiore, con uno sguardo di misericordia, di comprensione, di giustificazione, anche Giuda. Poveraccio, insomma, poverino, non sa neanche quello che fa. Lei lo ha descritto così a tutti gli altri, c'è sempre. Lei si immedesima nei personaggi con questo sguardo di misericordia, di voler giustificare l'uomo. E gli volevo chiedere se questo è sempre stato così, lei nella sua vita, nella sua sensibilità, o è una cosa che ha acquisito col tempo? Cioè, è stato un passaggio, è sempre stato una persona così sensibile a giustificare anche il male. Io credo che con l'età si acquisisca molta più comprensione. Credo di averlo imparato a poco con l'età. C'è una sapienza che viene anche dalla persona anziana. Io sono super anziana. Peccato che non ci sia più questo rispetto per l'anziano, perché oggi la tecnologia, l'abbiamo visto, no? Non fa parte almeno del mio retaggio. E quindi mi è molto difficile. Quindi siamo
un po' non siamo più i sapienti, siamo quelli che non sanno niente neanche di fronte alla mia nipotina di 11 anni che mi deve insegnare a usare il computer, il cellulare, mi fa vedere come si fanno le cose, no? C'è anche una parte di bellezza in questo, perché si impara dai bambini, si impara dai giovani. Però potrebbe esserci ancora un imparare reciproco che secondo me non c'è. Quindi secondo me un po' più di amore verso le persone così come sono, comprendendole anche negli errori, in tutto, mi è venuta certamente con l'età. Però voglio anche dire un'altra cosa, perché hai toccato... Come ti chiami, scusami? Ambrogio, che bel nome importante. Hai toccato un tasto molto particolare riguardo alla risurrezione, in cui in tutti i personaggi, anche in quelli dei discepoli di Emmaus, quando se ne vanno per la strada, tristi e tutto è triste, tutto è morto nel loro andare, perché hanno perso la speranza, hanno perso quella guida che avevano, no? Quando lo incontrano e tornano indietro di corsa per dirlo agli altri fratelli che erano a Gerusalemme, tutto è vivo intorno a loro, come per Maria le foglie, i sassi, le pietre, la luce. E questo credo che sia in qualche modo il mondo come sarebbe bello che fosse, o la risurrezione, in cui tutto è vivo, le pietre, gli animali, le erbe, le foglie, tutto che risplende di vita. Ecco, a me è venuto questa cosa. Invece pensate quanto poca attenzione e rispetto per la vita degli animali, anche di un piccolo insetto, di un ragnetto, di un moscerino, o dei fiori che vengono calpestati o buttati via così. Alle volte mi fanno pena i fiori dei fioristi, perché poi tanti appassiscono e devono essere buttati via. Dico, ma poveri rose, non sono neanche riuscite a sbocciare, già ancora in boccia sono già appassite e buttate via. È mancanza di vita. E quindi una risurrezione che sarà la pienezza di vita, la immagine in cui tutto è vivo e tutto è presente nello stesso tempo. Il maschile, il femminile, il vecchio, il giovane, filo d'erba con l'uomo. Questa è una bella cosa, che è una bella speranza. Quando ho scritto questo ero tutta molto contenta. Il difficile è mantenersi a questo livello, perché la fede va continuamente cercata. Io l'unica preghiera che riesco a fare, e anche stamattina l'ho fatto tanto, prego tutti voi, è dammi un po' di fede. Perché ci si può arrivare e subito non è piena, subito non manca. E quello che io chiedo è a questo Gesù è se mi dà un po' di fede. L'amore gliel'ho già dato tantissimo, perché è una figura questa di Gesù che amo tantissimo. Fosse solo un uomo, non c'è stato secondo me un profeta, un uomo più grande, perché non ha parlato solo di pace e di amore, ma anche verso chi ti offende, no? Nel salmo bellissimo che leggevamo oggi in chiesa, cos'era? Si dice, ecco, si diceva, no? E punisci chi mi fa del male, sommergilo per chi... Ecco, ma Gesù ha portato una visione opposta, no? Ecco, ti dà uno schiaffo, appoggi l'altra guancia. Cioè, un'accettazione così incredibile. Ecco, quindi a una persona così non si può non amarla. L'amore verso questa figura è grande. Quanto arrivare alla risurrezione, a Dio Padre, è una strada difficilissima, che continuamente vi dico una cosa mia, raggiungo e perdo, chiedo e sono sempre lì a quel punto, non lo so. Speriamo in un finale positivo per me. Questo per dire proprio tutte le cose, perché quando si leggono, io avevo un po' tante emozioni nel presentare questo testo. Ce l'ho sempre, ho presentato poche volte, 2 o 3 volte fuori di qui. Però venire qui, che è luogo proprio di spiritualità, di fede, mi emozionava tantissimo. Vabbè, non so cosa c'entra molto di dire questo. Dicevo che quando si leggono queste cose, che poi si può parlare veramente di tutto insieme, anche
quello vi ho detto, la cosa più intima, questa ricerca di fede che ho costantemente, non so quando la raggiungo. Ho raggiunto in certi momenti, poi non lo so dove va. Mi aiutate, tutti. Ci aiutiamo. Sì. Poi taglia pure dalla registrazione i pezzi che non vanno. Volevo condividere un po' il vissuto dell'ascolto dei testi, nel senso che mi hanno provocato da subito una grande commozione, ma quello che mi ha stupito è che ho provato maggiore compassione nei testi della regolazione, e questo mi ha interrogato molto, nel senso che è stata proprio un'esperienza di grande profondità, ma dove la gioia che veniva raccontata la vivevo, ma al tempo stesso, come dire, era una gioia anche legata ad un dolore. Questo mi ha interrogato su perché ne sta parlando così bene, lo sto vivendo, no? E soprattutto nel testo di Tommaso, ma anche questa esperienza di pienezza in cui gli opposti si integrano, ne abbiamo parlato anche prima. Ma è stata veramente una commozione molto profonda, anche per certi aspetti mi sono sentito un po' invaso da questo. E credo che probabilmente associato ad un sentimento di nostalgia. Lei lo diceva adesso anche rispetto alla fede, no? Cioè qualche cosa che si percepisce, se ne fa esperienza, poi sfugge. E poi la si ritrova, poi sfugge, ecco. E allora è stato un po', ascoltando appunto soprattutto i testi della resurrezione, fare rivivere certi momenti in cui si è avvertito che questo è vero, no? Non è nella nostra possibilità, ma è vero. E quindi come nei momenti di incontri che in qualche modo ti cambiano la vita, no? Che ti hanno fatto intuire che ci può essere una gioia che è quasi incontenibile, no? Ecco, vabbè, volevo condividere questo. Più che altro, appunto, il vissuto che ho sperimentato e questa domanda legata perché ascoltando i testi della risurrezione mi sono commossa di più che in quelli della passione. Magari leggero anche lei. Ci devo riflettere. Comunque grazie, molto bello quello che hai detto, comunque molto commovente. Allora, è vero che la gioia venga anche dal dolore, non lo so, non lo so. Può darsi, cioè non è la cosa superficiale certamente la gioia, no? Può venire da un'esplosione interna che riconosce che tutto va bene, tutto va bene. E questo personaggio, Tommaso, è un altro personaggio molto complesso, perché sicuramente ha seguito Gesù, ha avuto fede in lui tantissimo, ha creduto in lui, e poi ha visto la cosa distrutta, morto, è morto, quindi tutto è finito. Ed è un uomo di ragione, come spesso siamo noi occidentali e noi di questa epoca soprattutto, in cui 2 più 2 fa 4, non può fare 5, fare 3, perché no, magari invece in altre culture potrebbe farlo, non lo so. Allora, è un uomo molto razionale e quindi non può credere a questo che gli altri hanno forse accettato, lo hanno anche visto, è vero, e lui no, lui è stato messo alla prova e quindi è un personaggio molto forte, anche se alla fine lui dirà: e io però quello che lo so, non lo so, non attraverso le mani che l'hanno toccato, non attraverso gli occhi che l'hanno visto, non so come lo so, ma ora lo so che lui è il figlio di Dio, che lui è il Signore. E quindi che sia stata questa grande gioia che è nata dopo questo dolore della perdita. Non so dire altro su questo tema, magari ci riflettiamo assieme, ti viene qualche idea?
Sì, tu hai qualche spiegazione? E lo so, ma non lo sperimento continuamente. Ecco, sì, lo so, ma non lo sperimento. Lo so che è ritorto, ma sì, non è un'esperienza quotidiana. Quindi si vive un po'. Siamo molto fratelli. Come tutti, grazie, è stato bello. Stavo riflettendo negli ultimi momenti anche durante l'intervento di Davide sulla risurrezione, no? E mi rendo conto che io non sono mai riuscito, secondo me è necessario, di aggiungere la risurrezione dalla passione, dalla croce, no? Lo stesso il Vangelo di Giovanni, no, parla dell'ora della gloria, e in quell'ora c'è dentro tutto, cioè. Quindi io vedo sempre quel momento di passione, di sofferenza, non fine in se stessa, ma questo non solo nella storia di Gesù, ma anche nella storia nostra, che non finisce così, non ha l'ultima parola questa. Lì nel Vangelo di Giovanni, la parentesi non c'entra tanto, per dire che già c'era Pasqua in quel gesto lì, in Giuda, no? Nel Vangelo di Giovanni Gesù dà il boccone, Giovanni prende il boccone e esce, cioè gli dice va a fare quello che devi fare. Sì, Giuda prende il boccone e esce. E se lo piglia, se lo prende e esce col boccone. Quindi praticamente lui porta con sé la vita e magari lo porta proprio fino al momento dell'impiccagione. Quindi già prima c'era un'abbondanza di vita nelle sue mani, nella sua vita, nel suo interno. Quindi anche in quel gesto adesso io non sto lì a né a giustificare né a condannare né a dire ha fatto bene, ha fatto male, niente, però dico, era già anticipato di tanta vita e non la vedo male, cioè non nel senso che dico, però per dire che vedo che già quell'eccesso di vita può superare di gran lunga un gesto disperato. Questo magari non so se nella sua esperienza, anche nei carceri, vede, si intuisce, io spero di sì, che dentro anche le cose più disperate, più brutte, più crudeli, ci sia uno squarcio di risurrezione piccolo. Non lo so, cioè, è una mia speranza, però non lo so se è così, un po' confermerebbe quello che sto dicendo, però quello in cui vorrei credere. Che domande difficili che mi fa. Questa è molto forte, grazie davvero. Io spero che ci sia sempre questo briccio di risurrezione. Sapete che Giuda, per alcune correnti cristiane, è chiamato San Giuda, perché ha dovuto fare questo santo, perché ha fatto questo sacrificio totale. Non so dire molto di più, però in lui, magari proprio per questo dolore grande che l'ha portato alla morte, c'era già la risurrezione. Lo possiamo sperare per ogni persona. E nelle persone in carcere io vedo tanto desiderio di bellezza, tanto desiderio di trovare delle cose buone dentro di sé, cioè la risurrezione. Ed è possibile, guardate, mi viene anche dalla mia esperienza di insegnante. Sono laureata, ma per scelto sempre insegnato alle elementari, perché sono l'inizio della conoscenza. Lì i bambini si possono proprio scartare, deprimere, sottolineare gli errori, cominciando dal fatto che uno magari fa errori di grammatica, di sintassi, si sottolinea prima cosa l'errore e lo si deprime, o si può prima accogliere la cosa bella questa parola. Ma che bello questo inizio, sì, poi mettiamo a posto le doppie, le cose, eccetera. Ma quanto hai scritto? Mi ricordo un bambino che aveva scritto ed è bravo Gesù, è bravo Gesù, è bravo Gesù, è bravo. E aveva fatto 10 pagine di è bravo. Invece di arrabbiarmi, di dirgli, scusami.
Solo questo sai dire. E poi anche errore, bravo, si dice. L'avrei distrutto, no? Ma che meraviglia, ma quanto! Ma bellissimo! Poi come se ne sa di, guarda, una volta prossima scrivi bravo, va? Comunque, bravo, bello, bello, bello. Allora, le persone in carcere, se sono in carcere nella stragrande maggioranza, hanno fatto delle azioni sbagliate, delittuose, hanno offeso l'altro. Ho anche persone che hanno fatto cose gravissime, che sono in carcere e non usciranno mai nel carcere di opera, dal carcere. Eppure hanno dentro tanta bellezza, tanti spunti meravigliosi. Basta sottolineare anche nelle loro espressioni qualcosa di bello, trovare un atto gentile, che loro si sentono già molto bravi. Raccontavo prima di una persona che è stata in carcere molti anni, ora per fortuna è libera, ma ha fatto un lungo percorso. È la prima volta che venne a una presentazione del laboratorio in cui presentavamo un'antologia con le loro poesie e la gente lo applaudì. Disse, mi hanno applaudito a me, ma ti rendi conto? Poi è tornato in carcere, andava a dirlo a tutti gli altri, oh, mi hanno detto che sono bravo, e hanno applaudito a me. Potenza dell'essere bravo, questo ha cercato di essere sempre più bravo, adesso è fuori. È anzianetto, anche lui fa parte di uno dei primi gruppi di persone state in carcere, ha una minima pensioncina, va a mangiare alla, come si chiama quell'associazione? Caritas. Sì, Caritas, adesso che a Milano non mi viene il nome, mangia lì, opera di San Francesco, va lì a mangiare. Una volta venuto a casa mia e l'ho trovato, lui faceva il sarto una volta. Ma come sei elegante, Jimmy. C'aveva un fazzolettino rosso, una bella sciarpa bianca, pantalone e giacca. E dice, mi hanno dato gli abiti a San Francesco, però il fazzolettino rosso e la sciarpa l'ho comprato io. Sei molto elegante. E lui era molto contento di questa cosa. Adesso sapete cosa fa di piccolo lavoro? Va in una cascina fuori Milano, compra delle uova e le porta a casa di tutte le persone. 30 uova, un cartone di 30 uova, 6 euro. Io dico, ma dai, 6 euro 30 uova portati a casa, Jimmy? Ah beh, no, ma metti almeno 10 euro, è sempre... No, dice, io sai che io non ho fatto delle cose buone verso gli altri. Mi piace fare una cosa gentile e carina, anche se ci guadagno 1 euro 50 centesimi, intanto vado in casa di una persona, chiacchiero, parlo, vado da un altro, cioè... Ha trovato la relazione e fargli qualcosa di bello. Non ci voglio guadagnare tanto, appena il minimo, per riparare il male che ho fatto. Io questo Jimmy, che è una persona molto semplice, non ha studiato, ecco, mi commuove ogni volta. Per cui ha trovato questo. Questo per dire, questa è la sua resurrezione, no? Questo di dire, voglio fare una cosa gentile verso gli altri. Guardate che ce l'hanno tutti, però bisogna fargliela venire fuori. Mentre il carcere alle volte diventa scuola, non so come dire, di delinquenza, perché si insegnano l'un con l'altro le cose cattive, soprattutto perché soffrono di, come dire, sono imprigionati nel loro male, nel male che hanno fatto, nella colpa che rode dentro, che magari viene rifiutata, e questo è un... Questo fa sì che la recidiva sia così alta nelle carceri. 75-80% nella recidiva delle carceri italiane. Domandiamoci cosa serve. Mi fermo. Giungiamo alla fine ormai del nostro incontro. Sono molto contento perché siamo partiti da una dimensione letteraria e invece abbiamo scoperto Silvana. Una figura veramente bella. Tra di noi. Possiamo concludere magari con una poesia di un'altra opera uscita più recentemente. No, è più vecchia questa. Più vecchia ancora. Sì, ecco, questa varia. E che appunto così integra ulteriormente il, grazie, il percorso. Si chiama Abbi cura dei fili d'erba. Beh. Vi leggo quello che non avevo pensato, ma mi viene voglia, a proposito di risurrezione. Qui ero molto gioiosa quando scrissi. Signore,
Abbi cura dei fili d'erba, perché gli innamorati possano riconoscersi nelle parole leggere, nei timidi pensieri, nel verde dell'innocenza, nella lucentezza degli sguardi. Abbi cura dei fili d'erba, Signore, per il loro tenero splendore, per la loro esile vita, per la forza del loro desiderio, per la vita semplice e felice che ora sfiora le nostre mani. E quando con mio marito, insomma, ci siamo sposati, con mio secondo marito che è morto anche lui. Vabbè, lascio perdere. Si vede che devo stare sola. Siccome mi piace molto la relazione, mi è stato detto, un momento, tu stai sola. Allora, in questo libro, che è di poesie varie, in cui c'è dentro molte poesie un po' dolorose perché rispecchiano sempre il mio vissuto, così, le persone morte non sono proprio facili, due mariti morti. Però ci sono anche due poesie dedicate, in cui parlo con Cristo. L'ho scritta a forma di croce, questa che ora vi leggo, e dice così. Siedo nella chiesa vuota davanti a Cristo, senza parole, senza richieste, senza preghiere, senza gesti, a vedere com'egli rimane a braccia aperte nella chiesa vuota. Siedo con le mani vuote, con l'anima vuota di parole, di richieste, di preghiere, di gesti, finché chiudono la chiesa e il Cristo rimane solo, a braccia aperte, nella chiesa vuota. Sparano nell'alta Galilea, a Sidone, a Ebron, a Gerusalemme, sul Giordano, a Sabra, a Shatila, senza parole, senza richieste, senza preghiere, senza gesti, a braccia aperte nell'alta Galilea, a Sidone, a Ebron, a Gerusalemme, sul Giordano, a Sabra, a Shatila, con le mani vuote, con l'anima vuota di parole, di richieste, di preghiere, di gesti, mentre sparano nell'alta Galilea, a Sidone senza parole, a Ebron senza richieste, a Gerusalemme senza preghiere, sul Giordano senza gesti, a Sabra sparano, a Shatila, a braccia aperte, mentre sparano senza parole, mentre sparano finché chiudono, mentre sparano. Amen. Questa è una. C'è un'altra sempre. Così torno, Cristo, a sedermi davanti a te. Non ho parole, come ieri, come forse domani, né gesti. Torno solo a vedere come resti in croce. Ne ho nulla da chiederti, Cristo. Cristo immobile, con le braccia aperte e inchiodate, mentre stuprano ragazze e vendono bambini, mentre i dementi sono legati ai loro letti, mentre milioni muoiono di fame, mentre ogni giorno uomini si piegano davanti ad altri uomini, fa qualcosa per Dio. E non dovevamo incontrarci in Galilea, mentre sparano dove parlare. E non saresti stato con noi vivo fino alla fine dei secoli? E chiudono anche la casa del pane. E in ogni luogo si ammazzano nel nome del Padre, o del Figlio, o dello Spirito Santo, a colpi di mitra, o di macete, o di sedia elettrica. Amen. Così resto seduta, con le mani in grembo, muta, a guardarti. E non capisco, Cristo, non capisco perché sono qui. Se vuoi, posso farti un po' di compagnia finché chiudono la chiesa. E cosa fai la notte, chiusa dentro, con un demente, un malato, un carcerato? Se il sacrestano non mi cacciasse fuori, potrei restare una notte seduta sulla panca, e cercare di dormire e ogni tanto aprire gli occhi e vedere che sei sempre in croce. Grazie, grazie di cuore, ti aspettiamo una prossima volta.
grazie. Magari parliamo davvero del laboratorio nel carcere di opere, potrei far venire qualche persona che ne ha fatto parte, qualche ex persona detenuta. Poi i detenuti del posto. Grazie a voi.